iniziamo la programmazione di questo sabato 14 insieme a Bruno Casini che ci presenta il presentatore del film. Allora, iniziamo con Fassbinder, un documentario è stato presentato alla scorsa Berlinale lo scorso febbraio, è una produzione del 2014, è una produzione danese, è di Christian Brad e ha avuto un grandissimo successo a Berlino e abbiamo invitato Federico Tiezzi della compagnia Lombardi Tiezzi e Federico appunto farà una piccola presentazione. Ecco, buonasera, dunque ringrazio Bruno Casini di avermi chiesto di presentare un film di Fassbinder. Ho lavorato nella mia giovinezza con il regista che ha ripreso due miei spettacoli nel 1980 a Colonia durante il Teatro del Vento. Sono contento di parlarvi brevemente di quello che abbiamo fatto insieme, di presentare l'autore, ma di ricordare Fassbinder perché pare attualmente un autore, un regista dimenticato. Ci sono altre direzioni cinematografiche, penso a Dogma, penso a Lars von Trier, ci sono altre aree geografiche, penso alla Cina, al Giappone, la Corea e l'India. Insomma, e in Occidente nessuno cura la memoria di Fassbinder come per esempio in Italia avviene per quella di Pier Paolo Pasolini. Ora, quando io lo incontro nel 1980, lavoriamo insieme 15 giorni per registrare questi miei due spettacoli. Il primo, Ebdomero, tratto da un testo, da un romanzo di Giorgio De Chirico, e il secondo, Crollo Nervoso, che fu ai tempi uno spettacolo molto, molto famoso, che aveva le scene di un gruppo di architetti molto, molto conosciuti, eccoci, che sono Alessandro Vendini e Paola Navone e Franco Raggi. Bene, loro lui arriva, faceva un film sul Teatro del Verde, una manifestazione, il Teatro del Mondo, una manifestazione inventata da un famoso critico e organizzatore teatrale di allora che si chiamava Ivan Nagel, che prendeva posto in vari luoghi d'Europa. Io ne ho fatte tre o quattro quando ero giovane rappresentando l'Italia. E a Colonia eravamo in un gruppo in cui si partiva da Jérôme Savary e poi c'era Winston Tong, che voi non ricorderete, come del resto gli amatissimi attori dello Squat Theater, che era una compagnia di New York che poi finì a fare film, a fare gli attori nei film di Jarmusch. E c'era la Pina Bausch con Contact Off, c'era la mia compagnia che si chiamava ai tempi Magazzini Criminali, che veniva diretta da me e da Sandro Lombardi, e lavorammo per queste riprese. Il nostro contatto fu Anna Scigulla, con la quale avevo lavorato l'anno prima o due anni prima. In una performance che avevo creato allo Stadio Olimpico di Monaco, di Baviera, durante un altro di questi festival, due anni prima, e durante il quale avevo invitato Anna Scigulla a recitare un breve testo che avevo scritto e che finiva, ricordo, in uno stadio strapieno di giovani, e che finiva con lei che diceva, fotografando questa compagnia un po' stravagante che veniva all'Italia, che diceva sono finalmente arrivata su Giove, da qui vedo la Germania in autunno. A quel punto si scatenò il finimondo, come potete immaginare, perché una compagnia toscana, italiana, che andava a fare a citare un famoso film di quegli anni che era Germania in autunno, in cui Fassbinder era uno dei vari autori, in un bellissimo pezzo in cui parlava
in cui parlava con la madre. Bene, insomma, lei fu il nostro contatto, lavorammo insieme 15 giorni e la cosa che colpiva era per lui, perché ha, lui vi ricordo che è stato anche un regista di teatro, un regista, ha creato una forma che si chiamava anti-teater, è quello che mette nelle case borghesi della terza, di un suo film che è la terza generazione, i manifestini della Showbühne, che allora era diretta da Peter Stein, proprio come segno quasi di disprezzo, eccoci, verso tutto questo teatro borghese. Lui aveva un'attenzione, scrive dei testi, non ultimo quei testi messi in scena dal Teatro dell'Elfo, almeno due o tre di questi testi. Bene, scriveva dei testi, quindi uno così preparato da un punto di vista drammaturgico registrò quell'anno spettacoli nei quali il testo, grazie a Dio, aveva un valore, era in minoranza, aveva un valore di passaggio, erano frasi tolte nel mio caso o dal romanzo di De Chirico, ma frasi, non c'era lo svolgimento di un racconto, c'era lo svolgimento per immagini, per gesti, e tutto questo qui aveva un soggetto e era il corpo dell'attore. Bene, in questo film che vedrete, che è un film bellissimo, che ho visto ieri, allora in questo film sono una serie di interviste, è il montaggio di una serie di interviste fatte a Fassbinder in varie fasi della sua vita. Io l'ho conosciuto quando ha il cappello e i baffi, cioè nell'ultima parte della sua vita, due o tre anni prima che morisse. E questo film che ricostruisce attraverso spezzoni dei film di Fassbinder, attraverso le interviste con gli attori, tra cui mi è sembrato di riconoscere la madre di Fassbinder, insomma, che è il pezzetto più curioso, ecco, del film, attraverso questi spezzoni viene ricostruito da questo regista danese la figura artistica, la figura, direi, non solo artistica ma anche etica di uno dei più grandi autori cinematografici del Novecento. Però qual è la cosa che mi ha colpito? Il fatto che noi seguiamo l'evoluzione del corpo del regista, vedrete. Questo è un po' come nei suoi film. Nei suoi film, il primo film l'ho visto al Teatro, come si chiama quel cinema che c'è qua? Del Kino Spazio. Al Kino Spazio, Gli Dei della Peste, un film, il primo film che io vedo suo, Gli Dei della Peste appunto, e che mi sconvolse appunto, che volevo trarne uno spettacolo, cosa che non feci. E vedrete la trasformazione di questo corpo, il che significa la trasformazione della storia di un uomo attraverso la sua storia personale, ed è l'elemento di tutto il film che più di ogni altro, ecco, mi ha colpito. Vabbè, io non so cosa dirvi, come si lavorava con lui, c'era un'attenzione per uno che scriveva i testi teatrali a un teatro gestuale e del corpo dell'attore rara, c'era un'attenzione cinematografica. Tutto questo viene, gli spettacoli miei, quello di Jérôme Savary, quello di Winston Tong, quello di Pina Bausch, quello di quei due dello Squat Theater, fanno parte del film che poi Fassbinder ricava da questa registrazione di tutti questi spettacoli, che si chiama Theater in Trance. In tedesco come si dice trance? Trance. Come si dice? Theater Trance. Trance. Benissimo, ecco, teatro in trance, cioè citando tutti questi spezzoni di spettacolo, quello che dedica al mio lavoro è di circa mezz'ora,
tutti questi, queste parti, ecco, sono commentati dalla sua voce, che legge un famoso testo di un autore, autore e regista francese, che si chiama che si chiamava Antonin Artaud, e che è il profeta delirante di tutto il teatro del Novecento. E curiosamente sono fortemente attinenti i pezzi che lui, che Fassbinder legge come voce fuori campo, a tutti gli spettacoli che vengono visti, in quali appunto il corpo dell'attore, la gestualità erano il primo elemento espressivo del teatro di quegli anni. Un'ultima cosa, tutto questo si apre, questo film, questo teatro in trance si apre con il ricevimento che aprì quell'anno questo teatro a Bervel, un ricevimento faraonico, ricordo, e lui seguì con la macchina da presa, segue tutti gli invitati, segue tutti noi invitati, ma anche gli invitati istituzionali, il sindaco, più delle istituzioni, ecco, della municipalità di Colonia. Ed è bello che prima di parlare del teatro ci sia questo affondo nella realtà. Il film che vedrete è proprio questo, in cui, come direbbe Carver, la vita ha la supremazia su tutte, e anche in questo film si parla della vita e non solo di quella di Fassbinder. Beh, io ho finito. Grazie Federico. Intanto volevo aggiungere velocemente che sia per entrare, che noi ci piacerebbe farlo prima o poi qui a questo festival, la prima a Toscana fu fatta a Rifredi. Ora mi spiace che non c'è Angelo Savelli, che dirige il teatro Rifredi, e fu fatta in una rassegna collezionata in inverno, dove i magazzini facevano sulla strada di Kerouac. Va bene, grazie. Grazie Federico Tiezzi, grazie, buona visione.